Rigurgitino, il video parte qua. Come stai, Bigge? Cazzo di callo che fa stasera, ma com'è? Oh? Ok, ufficialmente Per disciplinam meam non so che cazzo fa. lux videbis. Esposto. Un cavaliere templare che bruciava sul rogo e una data. Vediamo. MCCCXIV. Questo è 1314. Prattino inutile come info. Non avevo tempo per sedermi. Abbastanza bene. A parte che ho lavorato un botto, sono andato in palestra, ho fatto 1000 ore di traffico stamattina. Non me la lamento. Vediamo dove posso andare, eh. Nessuna parte. Quindi o torno a casa di Nico e Ho dico risolto un aspetta. altro enigma. Perfetto. Davvero? Beh, penso di sì. E allora che cos'era? Qual è la risposta? Che 1314. cosa significa? È la data in cui Jacques de Molay venne mandato a rogo, non è vero? Naturalmente. La risposta è nascosta in una finestra colorata. Quando guardai con la lente, la figura cambiò. Diventò un uomo circondato dalle fiamme. Mi sembra che le risposte degli enigmi dei Templari siano tanto complicate quanto gli indizi. Ogni tanto mi chiedo se il manoscritto non sia semplicemente uno scherzo. I cavalieri templari non erano tipi da mettersi a fare giochetti del genere, vero? Quindi. Guarda il calice adesso, Nico. Cos'è successo? È lucido! Il prete al Montfaucon me l'ha lucidato. È incredibile! Sì, sembra nuovo. Ottimo lavoro! È incredibile! Semplicemente lucidato, regà. Cioè, tra un. Vuoi questa fotografia indietro? No, tienila. Posso sempre farne una copia. Farne una coppia. Io ti ho portato un regalo dalla Siria. Oh, George, non dovevi disturbarti. Che cos'è? Questo. Una collana. È abbastanza pesante. Un tipico manufatto locale. Naturalmente, è bellissima. Davvero? Mi ricorderà sempre te. Ma sei tenuto? Se l'è tenuta! Ma che cazzo di mito è, George? Sarà meglio che ritorni alla mia ricerca. Vabbè, che bombero! Che bombero! Andiamo al museo, è l'unica cosa che mi viene in mente da fa. Parla con coso. Salve, André. Salve, George. Dov'eri stato? Nicola ha detto che eri via. Sono appena tornato dalla Siria. Siria? Sulle tracce dei Templari? È una storia lunga, ma ho trovato la testa del toro. Veniva accennato nel manoscritto, ricordi? Sì? Troppo Che caldo, cos'è? raga. Una caverna segreta situata sulla facciata di una rupe scoscesa. Nella caverna ho scoperto una mappa con Dove delle frasi sventola? in latino. In occidenta sita est in ora mundi. L'isola britannica. Si trova ai confini del mondo, ad occidente. Strano, quella mappa sembra contenere una serie di riferimenti. Come avevo detto, è una mappa del tesoro. Fastidioso? Sorry. Quando ero in Siria, ho scoperto una strana statua pagana. Era come una testa con tre facce con la barba, orribile. Potrebbe essere Baphomet, l'idolo descritto dai Templari. Poveri cavalieri di Cristo avevano un idolo del genere. Secondo quanto si dice, la descrizione dell'idolo è stata rinvenuta tra le prove dell'Inquisizione. Ricorda, nessuna statua o idolo sono mai stati trovati tra i beni dei Templari. Finora, proprio il mese
mese scorso è stata disotterrata una statua di Baphomet proprio qui a Parigi. Dove? All'Institut Hermétique de Nerval. La statua è sotto alle fondamenta. È stata scoperta da alcuni muratori mentre stavano ristrutturando la costruzione. Non puoi dirmi nient'altro a proposito della statua di Baphomet? È un'immagine terrificante ancora adesso. Una testa con la barba. Alla base della statua sono incisi i simboli dei Templari. Uno dei muratori ha notato una macchia strana alla base. Diceva che sembrava sangue. Sangue? Sì! Faccio vedere il calice. Forse no. Perché no? È uno studioso. Mi piacerebbe stringerti la mano, André. Non ora, George. Grazie per il tuo aiuto, André. È stato un piacere. Random, lo sapevo che dovevo andare da lui. Sei un cinghiale, eccolo qua. Il sito del Baphomet. Guarda chi è, ma chi è? Da qua, raga, sono totalmente blind, non mi ricordo minimamente. Ho finito da ragazzino, ma... Scusami, potresti aiutarmi? Cosa c'è? Ho alcune domande. Stai facendo un bel lavoro. Grazie, ho un certo orgoglio professionale. Penso di non avere mai visto nessuno fumare Gauloise con tale stile. È talento naturale. Volevo fare il sarcastico. Io l'indifferente. Sei molto bravo anche in quello. Grazie, viva l'indifferenza. Vabbè, penso sia un pittore, capito? Un muratore, cioè qualcosa del genere. Tozzozzo. Allora? Che stai facendo qui? Sto facendo una pausa. Intendo quando finisci la pausa. Quando finisco la pausa? Un concetto interessante, monsieur. Probabilmente avrai bisogno di pensarci. Potrei fumare un'altra sigaretta mentre ci penso. Forse domani. Ok, lasciami spiegare in un altro modo. Per quale motivo sei stato assunto? Per mantenere gli scavi archeologici del seminterrato di questo edificio liberi da detriti e ritoccare i danni alle intelaiature delle porte con il mio modesto barattolo di colore. È un lavoro di responsabilità. Sfortunatamente non sono una persona molto responsabile. Allora cosa sai a proposito degli scavi? So che non mi faranno entrare per fare il mio lavoro. Protesterei con il sindacato se... Se ti fossi preso la briga di scriverti. Giusto, sai cosa allora? Sono sorpreso dal tipo di gente interessata agli scavi. Cosa c'è di strano riguardo ai visitatori degli scavi? Nessuno di loro sembra un archeologo. Che aspetto ha un archeologo? Completo a tre pezzi, borsa di pelle di coccodrillo, Rolex, Oyster... Ma nessun archeologo si veste in tale modo. Giusto, monsieur, giusto. Allora chi sono? Non me ne importa, basta che mi paghino. E cos'è un completo a tre pezzi, regà? Aiuto. Giacca, camicia e pantaloni. Sì, ho sempre sentito due pezzi. Completa due pezzi. Cosa ti suggerisce la parola templare? Templare? Templare. Ah, niente? Niente. Bello. Ho del gesso di Parigi. Incredibile. Hai mai visto niente di simile? Sì, è un calice per la comunione. Lo so, e anche tu lo sai. Una volta facevo il chierichetto. Tu? Sì, io. Che c'è di così strano? Ah, niente. Hai mai visto quest'uomo prima d'ora? Sì, mi ha fatto molte domande, proprio come te. Quindi sta da ste parti, Merlin, se così si chiama. Ho una chiave per le fognature. Un tempo lavoravo nelle fognature. Oh, che accadde? Feci una pausa per fumarmi una sigaretta in una sacca di metano. Il coperchio di un tombino atterrò dall'altra parte della Senna, così fui licenziato. Beh, in teoria... Come fa a essere vivo se esplosa una sacca di metano? Qualcuno di nome Merlin ha ficcato il naso da queste parti. Indossava una maglietta con la scritta «Il mio nome è Merlin»? Ne dubito. Allora come diavolo faccio a sapere il suo nome solo guardandolo, eh? Giusto. Ero sicuro che il mio aggeggio per fulminare avesse scagliato la sua freccia in Siria. Ah, ok. Maglietta. Ok. Un fazzoletto unto. Non avvicinarti troppo alla mia sigaretta, monsieur. O ci sarà una bella conflagrazione. Ci vediamo. Au revoir, monsieur.
Ehi tu, giù le mani dal mio bidone della spazzatura. Ok. Ehi, monsieur, giù le mani dal mio barattolo di vernice. Ok. Incredibile. Discutere sul barattolo di vernice di qualcuno. Ok, mi devo fregare un po' di roba da lui. Immagino. Però mi fa entrare così. Ah, ok, c'è l'usci, c'è l'usciere. C'è l'usciere. Lui mi dice un cazzo, io entro, io dico, sì, dica. Non potevo capire l'utilità di una collezione di sporcizia e pezzi di mattone. L'entrata conduceva a uno stanzino che non aveva più la porta. Dentro non c'era niente di interessante. Però mettiamolo. Non potevo immaginare quello che avrei ottenuto girando il termostato. Cioè, immaginate... Le dispiace se uso il telefono? Fascia pure, sono pagato per fare la guardia a questa porta. Il telefono può fare la guardia a se stesso. Ma chi è lui? Pronto, Nico? George, cosa hai scoperto? Ancora niente. Niente? C'è qualcosa che non va? No. George, perché mi telefoni? Oh, nessun motivo. Volevo solo sentire la tua voce. Che carino. Veramente? Zunderino. Allora questa è la mia voce che dice di non disturbarmi. Sono impegnata. Ah. Cazzatina. Immaginate voi che state a lavorare, no? Fate un lavoro in cui dovete semplicemente stare in un posto a controllare una cosa. Arriva uno e si mette lì, tipo, a caso, entra la stanza dove state voi, si mette a guardare le cose, tipo, in giro. Siete tu e lui. Come reagireste? C'era una porta chiusa con toilette inciso sulla vernice scrostata. La porta è chiusa a chiave, monsieur. Monsieur. Che mi si è toccato parlare con lui. Salve, mi scusi? Oui. Allora, che sta facendo esattamente qui? Sto facendo la guardia. Si aspettava di trovarmi a tosare pecore? Si calmi, non mi ero reso conto che fosse una guardia. Mi piacerebbe sapere a cosa sta facendo la guardia. Quello è un segreto. Altrimenti non sarebbe un sito archeologico, vero? Me lo sta chiedendo o dicendo? Glielo sto dicendo. Allora perché chiedere? Avevo la sensazione che non si trattasse di un semplice buco nel terreno. Vorrei usare il gabinetto, ma la porta è chiusa a chiave. Oh, questo non è un problema. Può avere la chiave. Grazie. Mi sono perso un dialogo perché ho visto una storia dell'UK4316. La porta era chiusa a chiave. Che festeggiava i suoi 10 anni... Giocatore di RP di GTA, ma GTA è uscito su PlayStation 3 10 anni fa, quindi. Interessante. Sulla parete c'era un asciugatore automatico per le mani. Oh no, sapone sporco. Come avevano potuto fare una cosa simile? I rubinetti erano arrugginiti. Oh no, il rubinetto dell'acqua fredda sembrava rotto. Stava gocciolando nel lavandino. I rubinetti... Ok. Sulla parete... Oh no. Che devo fare? Quello non potevo farlo. Ha capito, oh, ma se no, servirà qualcosa sto... Quello non potevo farlo. Oh, sto fazzoletto prima o poi. Forse avrei potuto creare una copia della chiave. La chiave aveva lasciato un chiaro segno sulla saponetta. La saponetta aveva l'impronta di una chiave. L'abbiamo già fatta questa cosa. Lo sapevo che tenermi il gesso sarebbe servito. Il gesso nello stampo era un altro passo nella giusta direzione. Riempì l'impronta della chiave con del gesso.
Non si può far prendere forma al gesso senza bagnarlo. Ma da solo, il gesso bagnato non serve a nulla. Quindi? Il calco della chiave ora era riempito di gesso bagnato. Quello no. Il calco... È come uno sfilo. Avevo già creato lo stampo. Il calco della chiave ora era riempito di gesso bagnato. Ah, devo asciugare. Per velocizzare il processo, usai l'asciugacapelli. Cosa che non abbiamo fatto però in Irlanda, George? Lì abbiamo raccolto subito il calco, mi sembra, George? C'era voluto un po', ma avevo costruito una chiave di gesso poco convincente. Ah, troppo George. Fragile per essere utilizzata in una serratura. Dovevo sostituirla con quella originale. Il problema era che sembrava di gesso e non di metallo. Anche quella statua di gesso in Siria non sembrava di pietra fino a quando non ho usato l'ingegno. Forse potrei migliorare anche la chiave. Vabbè, ci ha detto praticamente quello che dobbiamo fare. Forse no. Forse no. L'avevo spostata però la chiave. La cosa sembrava veramente calda. Sembrava che avesse un grosso compito da svolgere. Vabbè, la butto nel cartone. Non volevo carbone. Infatti non devi voler carbone, devi... No, dai, era sensata sta cosa. Buttiamo nel cesso, no. Trovandomi in un gabinetto pubblico come questo, mi venne nostalgia del bagno in Siria. Il posto era tenuto molto in ordine, o perlomeno lo era prima che lo devastassi. Ma era stato per una giusta causa. Come posso... Ah, no, ho capito quello che devo fare. Ehi, monsieur, non se ne vada con le mie chiavi. Ehi, non... Ok, gli devo ridare le chiavi a lui. Poi magari mi ripio. Salve di nuovo. Che c'è? Ecco le chiavi, grazie. Merci, monsieur. Vado fuori, infilaglia per entrare la vernice. Che cosa ne sa dei Cavalieri Templari? Ci fu un lungo momento di silenzio. Poi la guardia disse... Niente. Proprio niente? È un test. Cosa? Come un test sulla storia della musica pop? No, come un... test. Ok, sì, è un test. Allora, non so assolutamente nulla a proposito dei Templari. La guardia era estremamente evasiva. Ci voleva qualcosa di più che la semplice buona volontà per poter passare. Ok. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Ehi, monsieur! Giù le mani dal mio barattolo di vernice! Ok! Incredibile! Discutere sul barattolo di vernice di qualcuno! Ok, come lo distraggo? Ciao, sono di nuovo io. Chi c'è ora? Ho forgiato questa chiave con il gesso. Che eccitante, che intelligente, che inutile. Dai, porco due, ma chiedilo, fammi emergere la vernice. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Niente, adesso mi fa un cazzo. Non potevo immaginare. Mi riderai, Yai. Salve di nuovo. Che c'è? Devo usare la toilette di nuovo. Di nuovo? Ho questo problema. Vuole che entri nei particolari tecnici? Non importa. Ecco la chiave. La porta era chiusa a chiave. Non avevo bisogno di usare di nuovo il sapone. Non mi sarei lavato le mani. Forse no. Forse no. Forse no.
Niente. La cosa sembrava veramente calda. Sembrava che avesse un grosso compito da svolgere. Butto la chiave? No. Pattume, questo qui? Non lo so. Come faccio ad andare via? Non volevo carbone. Il tizio? Come faccio a farlo andare via? Come faccio a farlo andare via? Ha detto troppo fragile. Ma deve sostituire, ma deve sembrare vera. Quindi io ho fatto questa cosa qui. Forse no. Forse no. Forse no. Forse no. Forse no. Forse no. Forse. Da che cazzo posso andare? Cioè, come posso fare? La cosa sembrava veramente calda. Boh, regà. Salve di nuovo. Che c'è? Non è una buona idea. Ecco le chiavi, grazie. Merci, monsieur. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Ma cazzo faccio a far andare via quello? C'era un bidone della spazzatura. Colore grigio piombo. Interessante. Lo so che è interessante. Ciao, sono di... Chi c'è? Però... Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Questo non mi sento... Ehi, hey, monsieur! Giù le mani dal mio barattolo di vernice! Ok! Incredibile! Discutere sul... Non ho idea. Scassina la caldaia con l'apri tombini. Non credo. Dici. Non credo. Serve di nuovo. Che c'è? Devo. No. Per niente sospetto non te chiede a chiave 16 volte in un minuto. Ma sai qual è il fatto? È che quando c'è l'occhio. Cioè, poi fa poco. Non mi sarei lavato le mani in questo posto, per cui non avevo bisogno di asciugarmele. Non avevo bisogno. Forse no. Era la mia copia di gesso della chiave dello scavo. Sfortunatamente sembrava di gesso sia alla vista che al tatto. Come lo zozzo? Non c'era bisogno di avvicinarsi per notare che il gabinetto aveva bisogno di una pulita. L'entrata conduce dentro un non... Non ho proprio idea. Termostato. Non potevo... Questo, magari dico, sono un tizio... Salve di nuovo. Che c'è? Ha mai sentito questo nome? Merlin? No. Ha mai visto quest'uomo prima d'ora? Lo ha già visto? No. Perché sta qua Merlin?
ho trovato questo gesso in Irlanda. Non è un souvenir eccitante. Guarda, un fazzoletto sporco di cerone. Proprio quello che ho sempre desiderato. Se me lo dà, la faccio entrare. Veramente? No, naturalmente. Che me ne farei di un vecchio fazzoletto? Oh, no. Ma che era? Questo gadget è una chiave per la fognatura. Ecco cos'è. Oh, pensai di mostrargli il calice. Poteva essere sul libro paga dei cospiratori. Ui? Lei ha... un'improvvisa urgenza di cantare. Vuole unirsi a me? No, non si canta qui. Ecco le chiavi, grazie. Chiavi. Merci, monsieur. Il fatto che io gliele debba dare e poterle riprendere vuol dire che devo fare qualcosa fuori. Ha mai sentito questo nome? Chiaramente. Ci vediamo. Vediamo se Nico... Pronto, Nico, sono io. Pronto, George. Cosa succede? Mi trovo agli scavi, ma non mi permettono di entrare. Dannazione! Dobbiamo scoprire cosa si trova là dentro. Non preoccuparti, ho un piano, però mi serve il tuo aiuto. Ok? Cosa vuoi che faccia? Voglio che tu trattenga qualcuno al telefono per un po'. Chi? Un imbianchino. Devo impadronirmi del contenitore del colore. Oh, ok. Stai in linea, lo vado a prendere. Più furbo del previsto. Ciao, sono di nuovo io. Chi c'è ora? C'è una telefonata per te. Pour moi? Sei sicuro? È una donna, ha una voce sensuale. Una donna? Ci deve essere un errore, monsieur. Ha chiesto di quel pezzo d'uomo con le dita ricoperte di nicotina e il culo sporgente. Sembro proprio io. Dammi il telefono. Non si può far aspettare una signora. Grande ciscio. Vai. Enamo. Tamano. Oh. Bien, monsieur, che strana donna. Non riuscivo a staccarmela di dosso e poi improvvisamente nient'altro che abusi. Come veramente? Oui, abusi. Vabbè, devo finire questa sigaretta. Monsieur, se dovesse venire di nuovo, non ci sono. Guarda che shad, porco di mio padre. Le mani in tasca. E mo devo chiamare Nico. Devo Salve di nuovo. Che c'è? Devo usare la... Oh. Decisi che era meglio non disturbare Nico senza un motivo valido. Ah, c'è un motivo validissimo, porco due. La porta... Niente, io mi scordo sempre. Devo usare le chiavi, porco due, entrare nelle porte. Ok. Ora avevo sostituito la chiave degli scavi con una fasulla. Come... Però c'è un problema, come faccio mo a levare dal cazzo questo? Salve di nuovo! Che c'è? Non potevo dargli le chiavi. La chiave falsa sembrava molto convincente, ma al tatto sembrava quello che era in realtà, gesso colorato. Era inevitabile che la scoprisse. Che cazzo ho fatto a fare sotto sta... Non potevo darla. Era tutta sta di ridere. Dopo tutti i guai che avevo avuto, non avevo intenzione. Ci vediamo. Cioè, sta pratica che è servita? Questa è quella vera. Nel portachiavi c'era una vecchia e grossa chiave che sembrava potesse andar bene per la porta degli scavi. Salve di nuovo. Che c'è? Non potevo. La chiave era inevitabile che la... Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Non se ne vada con le mie chiavi. Ma non gliele posso dare, quindi devo fare per forza qualcosa qua.
Forse no. Forse no. Forse no. Forse no. Serve di nuovo. Che sci... Dalla scossa alla chiave, vabbè. Non potevo... La chiave era in... Ci vediamo. Oh, ok, aspetta. Mi tiro qua dentro io. Banalmente faccio così? Giustamente. Ehi, monsieur, non se ne va. Me ne posso andare. Non potevo capire l'utilità di una collezione. Buttamene qua, iai. Niente. Faccio venire al telefono pure lui? Decisi che era meglio. Finita. La porta è... Ah, me le butto nel cesso? No. Porca puttana, oh. Forse no. Forse no. Forse no. Era la chiave degli scavi che avevo rubato. Esatto, ma che cosa mi manca? Non posso uscire. Non posso. Questo ho finito di parlarci. Serve di nuovo. Che c'è? Non potevo dargli le chiavi. La chiave era... Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Questo se ne deve andare. Affanculo. Non potevo immaginare quello che avrei ottenuto girando il termostato. Ma il termostato può essere un buon motivo per farlo andare via. Come cazzo faccio a farlo andare via? L'entrata conduceva a uno stanzino che non aveva più la porta. Dentro non c'era niente di interessante. Decisi che era meglio... Amico. Non c'è niente. Gli oggetti che ho sono questi però, Mazzo di chiavi finte, mazzo di chiavi veri, non posso uscire. Non posso manco riscambiarle, quindi devo per forza fare qualcosa qui. Forse no. Cioè, devo fare qualcosa con quello che ho e dove sto. Devo farlo levare dal cazzo. La porta era chiusa. Però come? Qua non c'è niente, qua c'è il carbone. Qua c'è il bagno, qua c'è il sapone. Le chiavi le metto qua, non succede niente. Le chiavi le metto qui, non succede niente. Le metto qui, non succede niente. Le butto nel cesso, non succede niente. Forse no. Non mi ci fa andare il sapone. Non avevo bisogno di usare di nuovo il sapone. Oh no, sapone sporco. Non mi fa fare niente. Sulla parete c'era un asciugatore automatico per le mani. Ragno gigante. La cosa sembrava veramente calda. Sembrava che avesse un grosso compito da svolgere. Non ho proprio idea di quello che serva fare. Non potevo raggiungere la porta mentre la guardia si trovava là. Bella... Ehi, non si... E non se ne vado con le mie chiavi, ok.
Mi sto perdendo qualcosa. Cioè io gli devo ridare le chiavi a lui o metterle da qualche parte e dirgli magari io mi sono cadute. Però non posso, non so quello che devo fare. Aiuto. Aiuto, ragazzi. Aiutatemi. Spacco tutto. Spacco la porta. Non mi fa fare niente. Spacco la tazza. Forse no. Forse no. La cosa sembrava veramente calda. Sembrava che avesse un grosso compito da svolgere. Non lo so, prova tutte. Ragazzi miei, no clue. Ci posso manco parlare, non posso manco dire niente. Salve di nuovo, che c'è? Non potevo dargli le chiavi. La chiave era inevitabile. Ci vediamo. Au revoir. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Cosa lo punti. Niente. Ma se rimango un altro po' così... Salve di nuovo. Che c'è? Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Salve di nuovo. Che c'è? Oh. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Non se ne... La porta era chiusa. Una guardia stava davanti alla porta che credevo conducesse agli scavi. Aveva un'aria molto arrogante. Beh, non molto, solo arrogante. C'era un termostato montato su un termosifone. Il termosifone stava emanando molto calore, poiché il termostato era stato impostato alla temperatura massima. Non era sorprendente che facesse così caldo, malgrado la porta aperta facesse entrare l'aria fredda dell'autunno. Ma io non lo posso... Fanto pasta cosa. Decisi che era... Non posso telefonare, non posso far cazzo al bagno, non posso far cazzo qua dentro, devo fare qualcosa con gli oggetti che ho. E questo è chiaro. Forse no. Il termostato era giusto. Che... Non c'ho niente. Mi ridu da scossa il termostato. Bastonata, no. Una caliciata. Infilo la scheda. Che vuol dire ho già interagito? Non potevo immaginare. Non potevo.
c'era un termostato montato su un termosifone. Non era sorprendente che facesse così caldo, malgrado la porta aperta facesse entrare l'aria fredda dell'autunno. La quindi porta dovevo era chiusa. Semplicemente sbloccare sto dialogo? Ho stupido. La cosa sembra... Continua a non succede niente. Non mi sarei lavato. Non lo spacco sto coso, non lo so. Non fa niente tasto destro sul termostato. Manco sul carbone. Termostato, bagno, porta fredda. Salve di nuovo. Che c'è? A caso. Fa decisamente caldo qui. Devo lasciare la porta aperta per permettere l'accesso degli operai e allora... Perché no? Alzai il riscaldamento. Potrebbe coprirsi meglio. Ho i guanti nel caso dovesse fare freddo, ma perché preoccuparsi quando fa caldo? Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Spensi il riscaldamento e attesi. Come avevo sperato, la guardia aveva indossato il guanto. Quindi mo gli ridò le chiavi e ciccia. Serve di nuovo. Che c'è? Trattenni il respiro e sperai che non notasse la sostituzione. Ecco le chiavi, grazie. Merci, monsieur. Ma lui rimane comunque qui. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Non c'ho la Ciao, chiave, sono okay. Di nuovo io. Chi c'è ora? Oh, no. Ci vediamo. Au revoir, monsieur. Ehi, tu, giù le mani dal mio bidone della spazzatura. Ok. Forse... Devo aspettare la notte? Ok, muoviamo. Pronto, Nico, sono di nuovo io. L'avevo intuito. Cosa vuoi questa volta? Cosa hai detto all'imbianchino? Non lo ripeterò, Forge. Senti, ho bisogno che la guardia si allontani. Puoi ritelefonare e chiedere di chiamare di nuovo l'imbianchino? Ok, richiamo subito. Senza il numero, tra l'altro, Lei c'ha un telefono a disco. Questo sembra un buon appostamento per osservare lo sviluppo degli eventi. Ti prego, dimmi che sei pistano. Lui ha una roncolata. Ehi, tu! Squilla il telefono! Sì? Chi è? Come faccio a saperlo? Non sono mica la tua segretaria. Non è una pollastra, vero? Sì, è una donna. Vai a rispondere? Ha una voce calda e sensuale, come cioccolato fuso? Sì, sì, ha una voce veramente sexy. Muoviti, ti aspetti! Non voglio parlare con lei. Ho capito, allora stai sprecando il tuo tempo blatterando con me? No, non capisci. Mi rifiuto di parlare con lei. Ti rifiuti? Ti rifiuti? Sto perdendo tempo prezioso. Non farmi ridere. Prezioso il tuo tempo? Sei sempre in giro tutto il giorno a Bigelonaire. Ho un lavoro di alta responsabilità. Oh. Non fare lo spiritoso, balordo mastodontico. Il mio è un lavoro importante. Impossibile. Altrimenti avrebbero assunto qualcuno competente. Cosa significa? Invece hanno assunto uno squallido poliziotto corrotto come te. Tutto muscoli e niente cervello. Perché tu... Sembrava che questo show sarebbe continuato per un po'. Era un'opportunità troppo bella per lasciarsela scappare.
Però ci posso parlare. Sembrava avesse la guardia, ma il pittore non gli dava assolutamente. Pugheroni. Wow. Non mi veniva in mente niente da fare con quelle assi. Non c'erano dubbi. Era lo stesso tipo di idolo che avevo visto in Siria. Baphomet. I templari erano sicuramente passati di qua. Chi è qua? No, aspetta. Volevo vedere se c'era altro da fare. No, grazie. Penso di aver già abbastanza porcheria nelle tasche. Quindi? Solo... devo dire solo... non ci posso più fare niente qua. Riscendo per sicurezza. Ecco una faccia familiare. Ecco una faccia familiare. Provo tutti gli oggetti perché... ecco una faccia... la foto. Ecco una faccia familiare. Ecco una... Jess. Ecco una faccia... giusto per non avere, ecco una... dubbi. Questo già l'ho provato. Ecco una faccia familiare. Vabbè, la scheda non serve a niente. Ecco una... ci ho provato sul destro, non fa niente. No, lo provo sempre di solito, tasto destro. Nico stava ancora aspettando al telefono. Parlaci. Nico stava ancora... l'entrata conduce dentro. Avevo spento... devo andare via così, veramente? Non potevo capire l'utilità di una collezione di sporcizia e... era una cifra alto. No, non posso andare via. La guardia sta... ma il pittore non gli dà... sembrava avesse abbastanza problemi anche senza di me. Non posso andare via, incredibile. E quindi? La porta era chiusa. Da vicino il motivo non aveva alcun senso. Si spargeva a ventaglio partendo da un punto assiale e si focalizzava in un punto a un lato. Coppa? Ed era là, decifrata dalle curve del calice, l'immagine di una chiesa. Che chiesa? Ho scoperto a cosa serviva il calice. Hai risolto l'enigma? Sì, c'era un quadro con una figura offuscata di Baphomet. Quando l'ho guardato sulla superficie lucida del calice, la figura è cambiata. Che cos'era? Una chiesa con un campanile. Dove andare da coso? Diamo un'altra occhiata. Voglio un attimo di... allora, questo l'abbiamo risolto. Questo dovremmo averlo risolto. Questo. C'è un uomo che lavora su un telaio. Sulla pergamena del con i... c'è un mala... c'è un mala... non mi ricordo come si fa uscita qua. Ok, così. Penso che restituirò il calice alla contessa. Sbarrigati, George! Addirittura, torna in Spagna. Che eroe, George.
C'è qualcosa che non va. Che fine ha fatto la contessa? Ah no, tutto sembra tutto a posto. Mi ricordavo che ci tornavo qua allora. Di nuovo mezzo alle cose. Salve Lopez, come te la passi? Signor Stobart, che piacere vederti, stai bene? Bene, grazie, la contessa è in casa. Ti sta aspettando, ti mostro la strada. Non importa, la conosco. Signor Stobart, sento che ti devo delle scuse. No, non devi scusarti. Sono stato un po' maleducato durante il nostro primo incontro. Lopez, lascia perdere, mi sono presentato come un venditore di olio di serpente. Non mi sarei fidato se fossi stato in te. Non capisci? Il ritrovamento del calice ha dato nuove prospettive di vita alla contessa. È meraviglioso, lei sorride, lei ride. La gente dice che stia prendendo del Prozac. Lolle? Così la contessa crede che la maledizione sia stata tolta? Non ne sarei così sicuro. La tua scoperta del calice era la prova che i Templari non avevano mai abbandonato i Vasconcellos. Conta molto per la contessa. Qual è la storia dietro la scomparsa del calice? Si pensa che l'Inquisizione se ne sia impossessata quando fece irruzione durante un periodo di assenza di Don Carlos. Naturalmente negarono l'accusa, così come negarono di aver sequestrato i bambini. E naturalmente nessuno gli credette. Ma dicevano la verità. Il calice era stato nascosto e non lo avevano trovato. Non pensi che dicessero la verità anche a proposito dei bambini, vero? Madre de Dios, non ci avevo pensato. Ma allora che gli successe? Non lo so. Se l'Inquisizione non li aveva presi, allora chi lo fece? Devi parlarne con la contessa. Contaci. Oh, no. Ci vediamo più tardi, Lopez. Adios, signor Stobart. Sta linea di dialogo. Oh no. Stanno ancora i cani là sotto. Molto presi. Signor Stobart, che piacere. La prego, si sieda. Salve, contessa. Il piacere è tutto mio. Le ho riportato il suo calice. Accidenti. Lo ha fatto pulire. Ho incontrato un prete affabile. Ha risolto il mistero dei Templari? No, non ancora. Non so nemmeno che cosa sto cercando. Ci sono molte storie che dicono che i cavalieri abbiano nascosto immense ricchezze. Quello che so è che non voglio che lo trovino dei criminali. Ah, è muy bello essere giovani e vivere secondo dei soliti valori morali. C'è ancora il mistero del pezzo degli scacchi mancante. Non credo che verrà mai risolto, a meno che non venga scoperto il destino dei bambini. L'Inquisizione fu sospettata di avere preso il calice e i bambini, vero? Ora sappiamo che non ebbero niente a che fare con il primo crimine. E se non avessero nemmeno preso i bambini, allora che gli successe? L'Inquisizione ammise di avere ucciso il servitore di Don Carlos. Questo servitore aveva il compito di proteggere i bambini a ogni costo, vero? Esatto. Credo che nascose i bambini e il calice quando ebbe sentore che l'Inquisizione stava arrivando. Con lui morto e Don Carlos impazzito dal dolore, non rimase nessuno che conoscesse il segreto. Sa cosa significa, vero? Credo di sì. I bambini sono ancora qui. Da qualche parte. Se fosse così, allora non è sorprendente che i Vasconcellos siano maledetti. Che vuol dire? Perché sarà gente che si è fatta una vita. Ho scoperto qualcosa di incredibile con quel calice. A Parigi ho trovato una chiesa dove hanno riconosciuto lo stemma. Ho trovato la tomba di Don Carlos de Vasconcellos. È sicuro? Non può essersi sbagliato? Lo stemma sul calice corrisponde a quello sulla tomba. Incredibile. Non so come ringraziarla. Devo andare là il più presto possibile. Sì, sarei felice di mostrarle la città. Ho scoperto qualcos'altro inciso sulla tomba di Don Carlos. Riferimenti biblici. Quali sono i riferimenti, signor Stobart? Salmi 32, 7, Corinzi. Non sono così brava da riconoscere i capitoli e i versi della Bibbia. Intendo
quali sono i passi citati? Ho dimenticato di chiederlo al prete. Allora c'è... Oh, no! Questo fazzoletto significa qualcosa per lei? Dove vuole arrivare con questo tipo di domande? In nessun posto utile. Giusto. Faccio un giro intorno. Faccia come se fosse a casa sua. Io rimarrò qui. Ok, non c'è niente da qua. Era un piccolo specchio appeso sopra al lavandino. Era solo un piccolo sgabuzzino senza uscita, a meno che non si contasse la finestra, e io non lo feci. Uscito da là. Facciamo un altro scherzone a Lopez. Non mi attirava l'idea di trascinare 30 metri di tubo, così me ne andai. Che me ci avete cazzo fatto arrivare là? Affa. Continua a non esserci nulla. Lo stoppino. Era troppo delicata per essere spostata. Ora che avevo svelato... Ma era una bibbia, vale. E ora? E non c'era nulla da spegnere. Sentendomi come un idiota, la rimisi al suo posto. Non potevo arrampicarmi lassù senza rompere qualcosa. Lo specchio servirà a qualcosa, no? Appesa al soffitto c'era un'enorme candela ingiallita. Sembrava molto vecchia e non era mai stata accesa. Non potevo arrampicarmi lassù senza rompere. Come l'accendo sta candela? Un gioco di specchi e leve. George Stobart lo sciacallo? No, non penso proprio. Nella parte superiore della cupola c'erano delle finestre. Pensavo che avrebbero potuto aprirle per rendere l'ambiente più ventilato. Era un'asta con un cono e un gancio all'estremità. Credo che servisse per spegnere la grande candela sul candeliere. E ora? E non c'era nulla da spegnere. Era troppo delicata per essere spostata. Il leggio era disadorno. Ah, ok. Era la Bibbia spagnola che avevo preso in prestito dal mausoleo. Ah, e con la Bibbia forse posso leggergli... Ok. I passi. Comunque qua la candela mi puzza. Nel senso che non è profumata. Bella Axel. Salve. Le dispiace se mi siedo? Se metta pure a suo agio. Questa è la Bibbia proveniente dal mausoleo. Molto bene. Iniziamo. Il primo riferimento? Salmi 32:7.
Tu sei il mio nascondiglio. Proteggimi dal male. Circondami con canti di liberazione. Il mio nascondiglio. Non si faccia prendere dall'entusiasmo. Questo potrebbe solamente portarci al luogo in cui abbiamo trovato il calice. Ha ragione, naturalmente. E adesso? Ok. Giovanni 4:11. Giovanni 4:11. Eccolo! Il pozzo è profondo. Il prossimo, veloce! Ok, ok. Corinzi 4:5. Eccolo. Porteremo alla luce le cose nascoste. Nient'altro? Ancora uno. Salmi di nuovo. 22:21. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna degli unicorni. L'ultima non è molto chiara. Leoni? Unicorni? Cosa significa? Non riesco a capire. I punti salienti sembrano essere un nascondiglio e un pozzo profondo. Il mausoleo non è certamente un pozzo, signor Stobart. C'è un pozzo nei sotterranei? Non lo so. Credo che ce ne dovrebbe essere stato uno una volta. Lopez è la persona miglior per chiedere qualsiasi cosa sulla tenuta. Escuda Lopez. Non è un... Faccio un giro intorno. Faccio... Non avrei indossato l'armatura. Ci speravo. Bella Lopesigno. Ciao Lopez, hai un minuto? Certamente, signor. Cosa posso fare per te? Tu devi sapere praticamente tutto ciò che c'è da sapere su questo posto. Sì, ho trascorso qui tutta la mia vita al servizio dei Vasconcellos. Sai se c'è un pozzo nei paraggi? Un pozzo? Sì, signor. Questa era una volta una fortezza. Come puoi sopravvivere a un assedio senza acqua? Grande. Allora dov'è? Come faccio a saperlo? Il pozzo venne coperto il secolo scorso. Era pericoloso. E non hai nessuna idea di dove si trovasse? Nessuna. Venne coperto ancora prima dei tempi di mio nonno. Devi avere una vaga idea di dove si trovi il pozzo. Doveva essere nel cortile della vecchia casa, per cui significa che si trova più o meno qui. Qui? Ok. Come facciamo a trovarlo? Ci deve essere un modo. Fammi pensare. Ancora nessuna idea? Non ancora, signor Stobart. Devo pensarci meglio. Ancora nessun... Non an... Ho preso in prestito il tuo specchio. Spero che non ti dispiaccia. No, signor, se credi che ti sarà d'aiuto. Ci vediamo più tardi, Lopez. Adios, signor... Come si fa a trovare un pozzo? Appesa al soffitto c'era un'enorme candela ingiallita. Sembrava molto... E ora? E non c'era nulla da spegnere. Sentendomi come un idiota, la rimisi al suo posto. Non potevo arrampicarmi lassù. Come... Ah, ok. Finalmente è servito il fazzoletto col cerone. Forse se chiudi... grazie. E solo rimette in tasca. Pensa che coglione, quanto ci mette a sciogliere una candela? Sa, al volo. La candela aveva bruciato ardentemente, ma solo per un paio di minuti. Qualche tipo di composto speciale, credo. Una forma complessa scolpita espertamente nella pietra.
Pensai che fosse una specie di chiave. Chiave per cosa? Era un pezzo di pietra liscio, intagliato in modo complicato, che era stato nascosto all'interno di una grossa candela. Proviamo ad uscire. Ciao Lopez, hai un minuto? Certamente, signor. Cosa posso fare per te? Sai cos'è questo? No, signor. È una specie di chiave? Sì, credo di sì. Dove l'hai presa? Era nascosta all'interno del cero nel mausoleo. E tu l'hai bruciato. Mi chiedevo cosa fosse quella luce che vidi attraverso la finestra. La contessa si infurierà. La candela era vecchia centinaia di anni. Ah. Ancora nessuna idea? Stiamo cercando una sorgente d'acqua, vero? Sì. Per generazioni i contadini spagnoli avevano un modo segreto per localizzare l'acqua, anche se era a molti metri dalla superficie. Oh, non stai parlando adesso di una bacchetta da rabdomante, vero? Eh? Sai di cosa sto parlando? Ti procuri un bastone e vai in giro fino a quando il bastone si piega e inizi a scavare. Oh, ne hai sentito parlare? Credo che ne abbia sentito parlare gran parte del pianeta. Ok, procuriamoci un bastone. Un momento, deve essere un bastone speciale. Un ramo di nocciolo a forma da Y. C'è qualche nocciolo qui? Sì, qui. Questo è un nocciolo. Quale? Sì, qui. Andai a cercare un bastone adatto. Non ci credo! Non c'era un singolo ramo a forma di Y sul dannato albero. E quindi? Ciao Lopez, hai un minuto? Certamente, signor. Cosa posso fare per te? Mi devi dare una mano. Ci vediamo più tardi, Lopez. Adios! Porco Dio, come cazzo faccio? Non sarà l'unico. Forse magari ce ne sta uno qua, ma vado a controllare. Rabdomante. Adesso sapevo che aspetto avesse un nocciolo. Ok, quindi ce ne sarà un altro in giro. Che se non c'ho bene in mente il smai nocciolo? No. È a forma di Y. Eccolo. Adesso sapevo che aspetto. Andai a cercare un bastone adatto. Ah! Bingo! Ok. Voglio un attimo da contessa a chiedere della chiave. Anzi, devo dire la candela, così mi si schioppa. Qui. Salve, le dispiace se mi siedo? Se metta pure a suo agio. Madonna, comunque loro che appottatissimi. Ormai proprio Giorgio uno di casa. Che ne pensa di questo? Sembra una specie di chiave. Dove l'ha presa? Era nascosta all'interno del cero nel mausoleo. All'interno? Cosa ne ha fatto del cero? L'ho bruciato. Ma è insostituibile. Senta, la candela doveva essere accesa in caso di attacco da parte dei Mori, giusto? Si è bruciata velocemente e ha portato alla luce questa specie di chiave. Forse quello era il vero motivo per accendere la candela. Che cosa intende dire?
che accendere la candela era l'equivalente di rompere il vetro in caso di emergenza. I sentimenti non devono interferire nella risoluzione di questo mistero. Ha fatto la cosa giusta. Porco Dena, bravo. Cosa significa per lei questo fazzoletto annerito? Ha tendenze piromani? Faccio un giro intorno, se non le dispiace. Faccia come se fosse a casa sua. Io rimarrò qui. Lei è proprio tutta ad un pezzo. Ciao Lopez, hai un minuto? Certamente, signor. Cosa posso fare per te? Ho la mia bacchetta da rabdomante. E adesso? Semplice, signor. Afferra la bacchetta para le punte della Y. Tendile leggermente con i polsi, in modo da poter percepire il minimo movimento della punta della bacchetta. E cammina lentamente e con passo regolar sulla zona. Sembra piuttosto facile. Troveremo il pozzo in un attimo. Dimmi che c'è una cazzina, te prego. Non sappia il sole. Vive fuori in giardino, Lopez. Dentro non ci sta mai. Signor Stobart, tu hai trovato qualcosa. Ecco. Questo è il posto che cela il segreto dei Templari, nascosto qui per centinaia di anni, nascosto dalla vista dell'uomo fino adesso. Il mistero è rivelato. È un barattolo d'elata. Ho camminato in lungo e in largo con una bacchetta da rabdomante in mano per trovare un barattolo di latta. Contiene dell'acqua, è quella che la bacchetta da rabdomante deve aver localizzato. Dovrei consultare un archeologo. Ma non credo che i Templari abbiano lasciato quello. Veramente, signor Stobart. L'erba venne posata molti, molti anni fa. Questo potrebbe risalire alle guerre napoleoniche. Buttalo via e riproverò. Ma che Lopez gettò il barattolo. Oh. Sembrava che avesse fatto una lunga caduta. Il tonfo finale confermò quello che entrambi sospettavamo. Beh, sarà una grossa sorpresa. È stato qui per tutto questo tempo, tutti quegli anni e nessuno l'ha trovato. Rimanemmo in soggezione per un momento, meravigliati di tutti i segreti che ci circondavano. Sarei potuto cadere giù per il buco. Ah, me tiene Lopez. Donna, la corda viva sulle mani. Qui c'è il leone, signori. Il pozzo era nascosto da decenni. L'aria si era rinfrescata dopo il sole del giorno, ma non fu quello che mi fece venire la pelle d'oca. Ho un brutto, dico brutto, presentimento. Tanto tempo fa, nell'antichità, c'era stata una frana. Quelle sono proprio grosse. Vorrei avere un casco. Da lontano la testa del leone era imponente. Da vicino faceva paura. Ehi, uno di quei denti è separato dagli altri. Sentii un rumore di rocce e capii che ero in pericolo. Bah, era una porta... Ah, molto divertente. Pazzi. Signor Stobar, signor Stobar, sta bene? Sì, Lopez, sto bene. Che susto mi ha sdada. Mi ha fatto paura. Bravi Templari. Ma perché ha cambiato doppiatore, Lopez? Era ingiovanito. Se avessi avuto la torcia di Liri, era troppo scuro e dovevo orientarmi solo con le mani. Sembra un muro di pietra a buchi. Avevo rischiato la vita inseguendo una falsa pista.
Se avessi avuto la torcia, era troppo scuro e dovevo orientarmi solo con le mani. Sembra avevo rischiato la vita inseguendo una falsa pista. Era molto profondo. Il bel sole di mezzogiorno splendeva giù per il pozzo, ma non riuscivo a vedere l'acqua. Gadi! Capii che potevo usare lo specchio per riflettere la luce dall'alto. Ecco, nel mezzo della porta riuscivo a vedere una specie di cavità. Non era il vicolo cieco che sembrava. Era un portone. Ci va la chiave. Feci scivolare la chiave di pietra nella serratura. C'erano pulsanti che facevano ruotare i quadranti. Niente spiegazione? Allora vanno da 1 a 12 e da 10 a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. No. 60, 70, 80, 90. Ok. Dovevo aver commesso un errore. La serratura tornò in posizione neutrale e per poco non mi tranciò le dita. Dovevo ricominciare da capo. Non so. ...1314 era la data? Come si scrive? Non lo posso scrivere questi numeri. Dannazione. Ma dimmi qualcosa. Immagino che portava la luce una cosa nascosta. Le candele del mausoleo contenevano una specie di problema. Basta, non si sa niente. Allora, intorno alle strade nelle iscrizioni c'erano i numeri. Nello 14. E niente. 26, come si fa il 26? Allora facciamo prima il 14. 14 si fa con la X. E col 4. Udì il suono del movimento della serratura. O era quello, oppure il muro stava per cascarmi sulla testa. Quindi c'è il 26. E se fa così. Ancora no. Un altro errore, accidenti. Perché 14 sì, allora? Allora, proviamo 14 e questo qua che è 50, 60, 70, 81.
che cazzo è sta cosa poi? Infatti quello del calice. Ah, ok. Il 14 e l'81. Come cazzo? Sbagliato di nuovo, Stobart. Allora, tanto... Il 14. E qui il 14 c'è. Allora, 14 in alto. Questo 81. No, questo che è? 26. L'amo prode non è. Posso provare 6. Però sei da solo? Altra combinazione errata. No. Non ci prova, eh. Scusate, c'ho il gatto impazzito. Qua. Ferguson, ti togli da là. Praticamente vede il riflesso della luce blu sulla sua medaglietta. E sta impazzito. Però io sono abbastanza convinto che lui mi stia prendendo per il culo, che in realtà voglia pisciare fuori dalla lettiera. Sta triggeratissimo. Ferguson, ti devi togliere da là, lo sai? Ferguson.
No, è il gatto che mi deve lasciare in pace. Io lo so che tanto piscerà là. Non mi fa incazzare. Niente, si è incagliato con le lucette. Ah, c'è un insetto, c'è, ok, mo' ho capito. Sta a fa schiaffi con un insetto. Scusate. Comunque abbiamo detto 14. Ogni tanto gli devo dare un'occhiata perché sennò... Allora, 14 va. 14 va, questo non va. Questo non va, proviamo l'81. Niente, devo fare sempre il giro largo io. Dannazione! 14 e l'ultimo numero è... cazzo, è 25? Proviamo così. Forse vanno fatti in sequenza, dal più basso al più alto. Ancora un altro errore, accidenti. Oh, raga. Il primo deve essere forza 14, perché sennò mi darebbe errore. Sbagliato di nuovo, Stobart. Ok. Perché il 14? Cioè, è una coincidenza estrema il 14. Il primo numero sul calice. E si è infilato. Abbiamo un 14, un 27. 27, non 26, ho contato male prima. Possibile ho contato male. Ok, allora ce l'abbiamo. 27, poi 6, possibile? Bella Dickon. Ok, è quello, perfetto. Poi 81.
Me li segnate in chat, raga, a me ad aprire ogni porta. 81, 3, 1, 27, 12, 25. È sbagliato il primo. LCCC. Ok, quindi let's go. 81. 81 che si fa così. Questo è 90, questo è 80. 5, 4, 3, 2, 1. 81, poi abbiamo 3. Novantadue. Altra combinazione errata. Maledizione. Allora segnate. 14. 27. 6. 14, 27, 6, 81, 3, 1, 27, 12, 25. Mi devo segnare io da solo? Dai, non mi costringete. Ok, 14, 27, sì. 6, 81, 3, ok. Ce le dovremmo essere. 3, 1, 27, sì. Vai. Allora, abbiamo detto. Quattordici. Ok. Poi, 27. 6, 7, va bene, 22, ok. 27, poi 6. poi 81. 3. Poi 1. Quel 20, c'è 2 volte il 27, c'è. Non mi torna. Sì, c'è un altro 27. Scusate se non mi sono affidato, ma ho rotto il cazzo di girarsi così. Ok. 7. Dannazione. Raga, qualcosa non va. Ah, non è 27, 17.
Ho sbagliato a leggere. Per due volte, tra l'altro. Colpa mia, me la collo. Allora, 14. Vai, mo sicure. 27. Sei. Ottantuno. Tre. Uno. Diciassette. Quindi così. Dodici. Coder due sta poi all'altro lato. E 25. Oh, sì! Punti bonus per quello, voglio sperare. Sapevo che la manualità del vecchio Stobart non avrebbe deluso il vecchio Stobart. Che senso? Vediamo che succede, eh? Orco Deno, i bambini abbiamo trovato. Prima di andarmene, c'era ancora una cosa da fare. Basta. Non avrà più bisogno di quella copia, contessa. L'ho trovato con i bambini. Probabilmente vorrà rimanere da sola per un po'. Sarò fuori in giardino con Lopez. George, bentornato. Entra, George. È bello rivederti. Davvero? Posso dire una cosa? L'ubino mi puzza. Certo. Che cosa hai trovato in Spagna? Senza André non sarei andata così lontano, George. Sì, lo so. Gli indizi conducevano a una camera sotterranea in fondo al pozzo. I templari avevano lasciato un arazzo con sopra una scacchiera. I pezzi bianchi erano decisamente in numero inferiore. C'era un fiume che scorreva attraverso la scacchiera e un cavaliere templare a cavallo. Di dice niente, André? No, niente. Forse dovremmo dire ad André cos'altro hai trovato, George. C'è una mappa e una scritta in latino. A ovest, ai confini del mondo. George, l'ha trovata in una caverna in Siria. Sì, dove l'assassino per poco mi uccideva. Poi abbiamo scoperto che Jacques de Molay è stato mandato a rogo nel 1314. Dalla vetrata della chiesa nella piazza Montfaucon, uno dei pochi posti in cui nessuno abbia tentato di uccidermi. Poi abbiamo l'immagine di una chiesa che George ha trovato sugli scavi. Non ricordo nemmeno che qualcuno abbia tentato di ucciderti là, George. E infine abbiamo trovato l'arazzo in Spagna. Te l'ho detto che per poco non mi uccidevano là. No, ma forse lo stavi per fare. È stato solo grazie ai miei riflessi felini che mi sono salvato. Riflessi felini, eh? E tu dove eri, André, mentre rischiavo la vita? Ad annebbiarti gli occhiali sopra un vaso etrusco? Adesso basta, ragazzi. Non dovevamo salvare il mondo? Naturalmente, scusate. È stato lui a cominciare. Bene, la frase in latino è di Giulio Cesare. Stava descrivendo l'isola britannica. Sei sicuro? La mappa non sembra la Gran Bretagna. Perché Cesare ha chiamato la Gran Bretagna il confine del mondo? Secondo i romani, il Mediterraneo era il centro dell'universo. La Gran Bretagna era un paese lontano e ostile, abitato da selvaggi dipinti di blu. Non è cambiata molto. Non si dipingono più di blu. Tranne quando vanno a vedere una partita di calcio. Utilizzavano un estratto ricavato da una pianta chiamata guado o Isatis tinctoria.
Gli scozzesi l'hanno utilizzato per tutta la durata delle guerre contro gli inglesi. Non mi ricordo di essere stato in guerra contro gli inglesi. Ma di quanto tempo fa stai parlando? Penso che gli uomini di Guglielmo Wallace lo abbiano usato nel XIII secolo. Guglielmo lo avranno usato sicuramente Wallace. Anche più tardi. Non te lo ricordi, vero? 1314. Ah, oh, andiamo così indietro. André, cosa c'è? Cosa vuoi dire? 1314. In Scozia, la battaglia di Bannockburn. Questo spiegherebbe il fiume sulla scacchiera. Burn vuol dire bruciare, vero André? Come in Bannockburn. Giusto, George. E c'è di più. La tradizione dice che gli scozzesi siano stati aiutati da un esercito d'assalto di... beh, non indovini? I Cavalieri Templari. Sì, un gruppo di Cavalieri Templari fuori legge. Si dice che abbiano aiutato gli scozzesi a vincere. E tutto finisce in una chiesa, nell'isola della Gran Bretagna a Bannockburn, in una chiesa. Cosa aspettiamo? Chiamo un taxi. Non posso andarci. Andrei, mi sei stato di grande aiuto, ma... George, sta cercando di dirti che non dovresti sentirti in colpa. Io... Ti capiamo, hai delle responsabilità? Santi, dobbiamo andare. Lascia perdere il taxi, George. Lo scopriremo. Oh, e non preoccuparti per noi. Ok, raga, io mi fermo qua però. Penso che vi sta abbastanza vicino alla fine. Però non me l'accollo. Secondo me c'è un'altra almeno oretta da giocare. Quindi mi sa che lo finisco domani. E detto questo, ci vediamo domani. Grazie per la compagnia come al solito. E tante care cose, ragazzi, tantissime care cose. Siate autori della vostra stessa felicità. Mangiate cose che vi piacciono e vi rendono felici.